Adesso è il turno di un'altra grande azienda big dell'energia italiana, cioè Snam, azienda storica, nasce e ha continuato la sua attività, pur trasformandosi moltissimo come azienda di trasporto del gas. E abbiamo in collegamento con noi Marco Alverà, che è Chief Executive Officer di Snam dal 2016, è manager che ha lavorato all'Enel, ha lavorato all'Eni, quindi conosce molto bene il mondo dell'energia. Buongiorno, dottor Alverà. Allora, io partirei subito con una domanda appunto sul core business della Snam, il gas, cioè quello che è stato per molto tempo, lo sarà ancora probabilmente per parecchio tempo, anche se l'azienda si sta trasformando. Si è sempre parlato e si è detto che il gas è questo combustibile di transizione, questo combustibile che ci deve portare, diciamo, a un mondo decarbonizzato. Però io mi stavo chiedendo, dopo aver visto anche quanto ha scritto di recente l'International Energy Agency nel suo ultimo World Energy Outlook, quello 2020 dell'altro giorno, che per la prima volta le proiezioni di domanda di gas al mondo dal 2040 cominciano un pochino a declinare e saranno molto forti in Asia e comunque nel Far East e molto meno, diciamo, molto meno nelle economie occidentali ed europee. E in più, diciamo, le economie, quelle più avanzate, quelle che sono meno carbon intensive, che quindi tendono più velocemente all'obiettivo di zero carbon che si sono date, cominciano, come dire, quasi a non sopportare più, ad avere più difficoltà con le emissioni in atmosfera, con il cosiddetto leakage del metano, che come sappiamo ha un potere calorico, diciamo, di 20-30 volte superiore, potere calorico, un potere, scusate, di effetto serra, 20-30 volte superiore rispetto alla CO2. Quindi questo periodo di transizione, dottor Avera, potrebbe accorciarsi sensibilmente o addirittura come dire, quasi fermarsi. Lei sa che c'è stata anche in passato una polemica tra chi invece dice e tuttora sostiene che sarebbe meglio passare a un mondo 100% rinnovabili ed evitare transizioni, diciamo, inutili. Allora, più di tre quarti dell'energia oggi è fatta da carbone, olio e gas. Il gas dei tre è chiaramente il più pulito. Prendendo i dati IEA, il World Energy Outlook è fatto di diversi scenari. C'è lo scenario che ha citato lei, che è quello del Sustainable Development, dove effettivamente si vede un picco e poi una discesa dei consumi gas. Ci sono invece il Current Policy Scenario, che è quello più basato sulle politiche attuali, che invece vede un gas in grande crescita. Personalmente e come Snam siamo convinti che il gas abbia ancora molte cartucce da giocare, soprattutto nel settore dei trasporti, perché il gas post shale è passato da avere 20 anni di vita residua come riserva a livello mondiale nel 2006 a 400 anni oggi. Quindi di gas ce n'è, sicuramente smetteremo di usare gas prima che finisca il gas, come disse un celebre manager della Shell: l'età della pietra non è finita perché sono esaurite le pietre. Quindi non mi aspetto che il gas sia mai esaurito. Quello che è successo con questo enorme aumento delle riserve è che il gas costa molto poco. Oggi il gas costa meno della metà del diesel in tantissime applicazioni. Allora, negli scenari, diciamo, IEA e condivisi un po' da tutti, dove si va verso una riduzione del carbone, che segnalo dal 2000 a oggi è aumentato in modo molto importante, più del 50% di aumento del carbone, ma diciamo con un carbone che si riduce, con un olio che si riduce, c'è ancora molto spazio per il gas. Il tema del leakage è un tema fondamentale. Noi, prima ancora che la Commissione facesse delle dichiarazioni, delle comunicazioni, ci siamo impegnati a ridurre le nostre emissioni del 40% partendo da una base molto piccola, perché le emissioni di gas, chiamiamolo fuggitivo, leakage, per noi sono 0,038%. Il problema è prevalentemente nello shale, nell'upstream. Negli Stati Uniti fanno le perforazioni senza il casing, quindi senza quell'acciaio che sta attorno ai pozzi, e da questa assenza di precauzioni che ci sono gran parte delle emissioni. Quindi è un tema che va affrontato e che si può affrontare. Lo scenario di transizione potrebbe accelerare
le fonti rinnovabili con delle discontinuità tecnologiche. Oggi il vero grande limite è lo stoccaggio dell'energia rinnovabile, il trasporto su lunghe distanze dell'energia rinnovabile, come usare l'energia rinnovabile nei settori cosiddetti hard to abate, quelli difficili da decarbonizzare. Bill Gates dice sempre: chiunque arrivi da me con una soluzione alle questioni climatiche, gli dico, ok, che soluzione hai in mente per l'acciaio? Se pensiamo che più di metà delle 3 miliardi di persone in più andranno a vivere in città, la quantità di acciaio noi dovremo costruire da qui al 2050, praticamente una Parigi al mese. Quindi la quantità di, e nel frattempo dovremo decarbonizzare, la quantità di materiali che servono, la quantità di acciaio che serve, fa sì che la vera soluzione è cosa facciamo dell'acciaio. Allora, di certo non si può oggi fare l'acciaio con le energie rinnovabili, pure elettriche. Certo. Quindi la velocità della discontinuità, secondo me, funziona molto anche dalla tecnologia. Certo, ha introdotto questa questione dei settori dove, diciamo, tagliare le emissioni è molto difficile, acciaio, cemento, industrie chimiche e così via. E ci torniamo immediatamente, però io vorrei prima farle una domanda sempre sul gas, perché diciamo, è una questione che in qualche maniera connaturata al ruolo anche, diciamo, non solo economico, ma anche strategico e politico del gas, no? Questa geopolitica del gas che ci vede come italiani e come sistema Italia sempre spettatori molto interessati. Vediamo dallo scenario internazionale che insomma i problemi non mancano mai. Abbiamo avuto un problema in Libia, c'è stato adesso questo problema del Nord Stream, questo gasdotto nel Mar Baltico, il Nord Stream 2, ci sono problemi nel Levante Mediterraneo dove la Turchia anche si sta affacciando, sia sulla Libia che nel Levante, nel gas del Levante. Abbiamo ultimamente i problemi tra Azerbaigian e Armenia. Dall'Azerbaigian viene gran parte del nostro petrolio e verrà adesso con il TAP che ha appena cominciato anche parte del gas. Insomma, i conflitti economici e politici si moltiplicano. Dobbiamo essere preoccupati come in passato, più che in passato, oppure business as usual, sono, diciamo, questioni che sono in qualche modo difficili ma scontate. Diciamo che la geopolitica del gas diventa molto più rilevante di quella del petrolio, nel senso che con lo shale oil, con gli Stati Uniti che diventano indipendenti da un punto di vista petrolifero di importazione di olio, il loro focus anche nel Medio Oriente è cambiato, da qui anche le novità che considero positive e importanti di riavvicinamento tra Israele e Abu Dhabi e il Bahrain e la possibilità di creare delle sinergie. Penso che l'Europa storicamente dagli anni 90 produceva molto gas, l'Inghilterra produceva molto gas, l'Olanda produceva molto gas, l'Italia era il paese meglio messo, rimane un paese molto ben equilibrato, ma era il paese meglio messo in Europa tra i paesi più interconnessi al mondo, perché l'Italia importa gas dall'Algeria, dalla Libia, lo importava dall'Olanda, dagli UK, dalla Norvegia e dalla Russia e in più produceva molto gas. Con l'Inghilterra che da esportatore diventa grande importatore. Con l'Olanda che da grande esportatore diventa importante importatore. Con la Norvegia che i gas che destinava all'Italia li deve destinare agli UK. Tutto il nord Europa è diventato un bacino da cui noi prendevamo gas, che invece oggi assorbe, in qualche modo compete con noi per il gas. Il Nord Africa, che aveva eccesso di gas, i gasdotti oggi che arrivano in Sicilia da Libia e Algeria vanno a regimi parziali, perché sia Libia che Algeria non hanno fatto grandi nuove scoperte, quindi vanno non a pieno carico. La dipendenza dalla Russia è aumentata enormemente per tutta l'Europa, anche per l'Italia, anche perché, come dicevamo, la produzione sia norvegese che, ma anche italiana e tedesca è molto scesa. Quindi le dipendenze dall'importazione aumenta, il TAP in qualche modo diversifica. Quello che succede in Turchia è molto rilevante per l'Europa, perché di colpo ci troviamo con una Turchia che ha come paese di transito il gas russo, perché sia il Blue Stream che il Turk Stream arrivano in Turchia, il gas iraniano e iracheno che ha sempre avuto, sono piccole quantità, ma passano anche quelle della Turchia, il gas del Mar Caspio che citava lei e potenzialmente il gas israeliano che passerà o per Cipro o per Egitto o anche in alcuni scenari per la Turchia. Quindi la Turchia
che acquisisce questo ruolo di transito, diciamo un ruolo che prima aveva l'Ucraina. L'Ucraina è stata in parte ridotta dal Nord Stream 1 come importanza del paese di transito e come Turkstream, che di fatto bypassa l'Ucraina da sud. Il Nord Stream 2 è un progetto ancora conteso, di cui proprio in queste ore si sta parlando, quindi lo scenario, come citava lei, è uno scenario di diciamo diverse sfaccettature dove si intreccia la politica del gas e la geopolitica, e diventa di fatto una geopolitica del gas. Penso che non abbiamo motivo per allarmarci, perché abbiamo in Italia la più grande infrastruttura di stoccaggio, siamo in grado di resistere molto a lungo anche in caso di interruzioni. Poi l'interruzione non è mai nell'interesse non solo del consumatore, ma neanche del transito. Le rinnovabili, chiaramente le nuove tecnologie, potranno ridurre la dipendenza. È chiaro che il momento in cui la Germania deve uscire dal nucleare e dal carbone non può che sostituire quello col gas. E da qui l'ambivalenza, se vogliamo, o comunque il rapporto speciale che la Germania ha sempre avuto e, oso dire, sempre avrà con la Russia, da cui oggi proviene gran parte del suo fabbisogno energetico, e sempre di più dovendo appunto togliere due fonti che sono fatte in casa in qualche modo, cioè il carbone e il nucleare. Senta, quindi bisognerà sempre mantenere la guardia alta anche su questo settore. Io vorrei tornare però a quello che diceva prima, su questi appunto, sui comparti dove definiti hard to abate, perché non abbiamo ancora parlato di idrogeno. Allora, sta cominciando, ormai è cominciata da parecchio, una certa narrativa anche, alla quale anche lei ha contribuito sull'idrogeno, però al momento un mercato dell'idrogeno ancora non c'è domanda, non c'è offerta, non ci sono quasi infrastrutture. Chi lo fa un po' di più in Italia credo sia l'ENI, in modo differente, con strategie diverse. Ne hanno parlato, diciamo, i maggiori gruppi italiani dell'energia, ENI, Enel per la produzione in maniera un po' diversa, chi di idrogeno blu, chi di idrogeno verde, la Snam per il trasporto. Però a questo punto la domanda è quasi d'obbligo: ma avendo noi, come dire, aziende che si sono espresse su questa strategia, aziende nazionali importanti, non sarebbe il momento di una cooperazione tra queste aziende? E anzi, io le chiedo anche qualcosa di più. Immagino e spero anche quasi che abbiate già iniziato a parlarne. Questa è un'eccellente domanda. Io ero uno scettico dell'idrogeno perché costava 60 volte più del petrolio. Adesso sono diventato un fan dell'idrogeno, non solo perché siamo stati i primi a farlo scorrere insieme al metano nei tubi, quindi vuol dire poter usare le infrastrutture esistenti, guarda caso le infrastrutture di Snam, ma proprio perché ho visto uno scenario in cui l'idrogeno oggi costa il doppio del petrolio, quindi da 60 volte è sceso a 2 volte, e secondo noi con gli sforzi giusti può arrivare tra 5 anni a costare in alcune applicazioni quanto il diesel. Questo vuol dire un'energia totalmente rinnovabile, totalmente fruibile, a costi simili a quelli oggi delle fonti fossili. E quindi la nostra ambizione, la nostra narrativa parte da questa presa di coscienza, cioè quello che è sempre stata la soluzione tecnologicamente favorita da tutti, ma proibitiva da un punto di vista di costi, oggi ha sia le opportunità infrastrutturali, perché dicevamo che può passare fino al 100% nei nostri tubi senza dover cambiare il tubo, sia da un punto di vista economico, chiaramente le due cose sono legate. È un'industria enorme, la Bank of America ha detto che è come internet prima del .com, ha detto che è come gli smartphone prima del 2007, Goldman Sachs ha detto che è un'industria da 11 trilioni di dollari, nel nostro piccolo Ambrosetti in Italia ha detto che è un'industria che può generare più di 500.000 nuovi posti di lavoro e 1.500 miliardi di euro di valore aggiunto solo in Italia. Come diceva lei, serve un approccio di filiera. Noi ce la stiamo mettendo a tutto. Snam, come midstreamer, è per sua natura il connettore. Quello che abbiamo sempre fatto nella nostra storia è stato di abbinare domanda e offerta all'infrastruttura che ci sta in mezzo, non solo per il trasporto, ma anche per la modulazione, lo stoccaggio e lo sviluppo progressivo di queste due dimensioni che devono procedere di pari passo. Ci tengo sempre a dire che è un mercato che in realtà già esiste, un mercato che oggi nel mondo vale 60 milioni di tonnellate, vale più di 100 miliardi di dollari, purtroppo idrogeno grigio che va decarbonizzato, l'idrogeno
emette molto oggi perché è fatto da carbone, soprattutto da gas naturale. Quindi c'è un, quello che in termini tecnici diciamo un low hanging fruit, un facile mercato, perché già esiste e quello si può trasformare da grigio a blu o da grigio a verde, speriamo. Senta, ma parlarne direttamente con l'Eni e con l'Enel? Stiamo parlando un po' con tutti, abbiamo, io penso che si svilupperà come settore petrolifero. Nel settore petrolifero ne parlavo ieri anche con la Total, venerdì ne parlavamo con Claudio pochi giorni fa, il 60% della produzione della Esso è non operato, vuol dire che la Esso è in minoranza rispetto agli altri player, e l'idrogeno dovrà essere uguale. Ci saranno dei progetti dove ci saranno 3, 4, 5 aziende, magari nemmeno tutte italiane, a cui si lavora insieme per un obiettivo comune. È fondamentale che l'Italia presidi la parte tecnologica. Questo, come dicevamo, l'industria che parte da zero, l'Italia ha un vantaggio enorme, un vantaggio geografico. Siamo già fisicamente interconnessi con il Nord Africa. Ha un vantaggio geografico perché in Italia stessa si può produrre energia solare che serve per fare l'idrogeno verde, più a buon mercato dell'energia eolica del Nord Europa. Abbiamo anche un vantaggio proprio di avere questi campioni nazionali che lei ha citato, che sono ciascuno leader nel suo settore. Abbiamo anche un vantaggio manifatturiero. L'Italia è esperta, di, insieme alla Germania, di costruire cose. Se guardiamo l'oil and gas, ci sono decine di società italiane che sono nate attorno alla filiera. Quindi non dobbiamo fare altro che ricreare quello che è successo negli anni 80 e 90 in Italia, dimostrare quello che sappiamo fare. Più riusciamo a fare squadra, meglio è, e il governo ci supporta fortemente anche in questo senso. Ecco, una presenza dell'industria nazionale è quello che noi speriamo possa realizzarsi nel futuro, questioni delle quali poi spero potremo parlare ancora con il dottor Alverà, che naturalmente ringrazio per la sua partecipazione, e andiamo avanti con gli Energy Talks di RCS Academy. Grazie, grazie dottore. Grazie.